qua, bentornati. Oggi è mercoledì e quindi ci sono io e vi volevo riproporre per chi non è nuovo, però vi volevo riproporre un corso, diciamo, che è andato benissimo, l'abbiamo ripetuto all'infinito, però piace sempre. Con una tecnica di decorative facilitato sviluppata da Tommaso Bottalico. È sviluppato da lui sia la tecnica sia il progetto che è il glicine. Quindi anche chi non ha nozioni di decorative può fare assolutamente questo corso. Io stessa all'epoca, che ancora non avevo alcune cognizioni, l'ho fatto tranquillamente perché è veramente semplice realizzarlo ed è anche divertente. Allora, io oggi lavorerò su questo supporto, che è una lavagnetta creata sopra una tag in legno, quindi tutta naturale. È dei nastri di mirta, per cui è anche ordinabile perché ne prendemmo diverse all'ultimo showroom, perché sono stati fatti anche dei corsi di pittura country qui su questo supporto qui, che erano andati molto bene, per cui noi ce ne eravamo rifornite, insomma, abbastanza. E farò essendo lo spazio chiaramente molto piccino, farò il glicine qui su un bordo a scendere, perché come voi sapete il glicine è una pianta E a aggrappolo grappolo, proprio. sì, ok. Quindi cosa utilizzerò? È chiaro che è pittura questa, quindi potete farlo su qualunque superficie, potete anche farlo su cartoncino e decorare una card magari. Allora, quindi io utilizzerò nel mio caso questo supporto in legno, poi avrò bisogno di colori acrilici, un viola, 3 toni di rosa lilla che serviranno proprio per i petali del glicine, più o meno questa gamma qui. 3 toni di verde che servono per invece il fogliame, che sono questi. Poi un bianco per dare dei punti luce, un marrone per i ciuffettini d'erba e un giallo caldo per il centrale dei fiori. Questi colori. Poi matita, pennello liner e pennello a lingua di gatto. Il pennello a lingua di gatto altro non è che un pennello piatto, ma con la punta stondata invece che tronca. Quindi un pennello tipo questo qui, e della grandezza adatta al supporto che andate a dipingere, quindi tanto grande sarà il pennello, tanto grande e largo vi verrà la pennellata e quindi il petalo. In questo caso non posso andare oltre questa dimensione perché sarebbe sproporzionato all'oggetto. Ah, un'altra cosa, spugnetta, una spugnettina, ok? Più o meno a trama fitta, quello vedete voi perché serve per fare il fondo, cioè il fogliame. Allora, mi sembra di avere tutto a disposizione, ci vediamo tra pochino. Allora, eccomi qua. Come prima cosa andremo a stabilire dove vogliamo il nostro glicine. Nel mio caso, ripeto, essendo l'oggetto molto piccolo e facile. Però calcolatevi un po' le proporzioni a secondo la grandezza dell'oggetto su cui andate a lavorare. Quindi dicevamo che appunto il glicine è una pianta
a grappolo, per cui gli dobbiamo conferirgli proprio quella forma molto morbida e molto allungata verso la fine. Allora, per prima cosa quindi mi andrò a tracciare un'area con la matita entro la quale andrò ad effettuare la vera e propria decorazione. Nel mio caso ho stabilito di volerla far partire da qua su, scendere un pochino, allargarsi verso il nero della lavagnetta e scendere in questo modo, in questo punto qui. L'ho fatta un pochino più lunga di quello che avevo previsto, però va bene lo stesso. Ok, allora, fatto il segno della matita, che procediamo a riempimento di questa parte a pennellata viola, para. Sembrerà all'inizio una macchia che non c'entra niente, però in realtà al lavoro finito vi renderete conto che invece è proprio l'ombra che sta sotto la pianta e quindi vi aiuta a portare in rilievo tutto il disegno. Allora, prendiamo un pennello piatto normale, scusate, io me lo sono dimenticato. Stamp, me lo porti per favore. Allora, e il primo colore che andiamo a mettere nel piatto è appunto il viola. Scusate, mi sono preparata tutto, ma ho saltato questo qua. Allora, pennello piatto normalissimo, sempre proporzionato alla grandezza dello spazio da decorare. Lo carico e non faccio altro che passare in modo uniforme il colore all'interno del tratto di matita che ho appena eseguito. Anche se sbordo leggermente, non importa perché vi farò vedere, per dare un po' più di morbidezza al disegno, che alcuni fiori li farò staccati, diciamo, dal grappolo e poggiati come se cadessero, come se si fossero staccati e stessero cadendo. Quindi per dare un pochino di movimento al tutto, anche se sbordiamo un po', non importa perché possiamo andargli a poggiare la decorazione successiva. Quindi termino qui il disegno, ho seguito tutto la traccia fatta precedentemente con la matita e ho riempito lo spazio e quindi diciamo che adesso sono abbastanza soddisfatta e posso quindi asciugare. Non mi sono preparata praticamente niente, mi sembrava di averci tutto. Invece mi manca o il phon o l'embosser per poter asciugare, perché altrimenti dura un'eternità sta demo, perché già è un pochino lunga, anche se naturalmente interromperò, perché fatti i primi fiori, poi il procedimento è lo stesso, per cui nei vari passaggi di colore mi interrompo e vado avanti. Allora, adesso asciughiamo. Ok, allora, asciugato il primo passaggio, tenete conto che i passaggi tra l'uno e l'altro devono essere perfettamente asciutti, eh? Questo sì, perché altrimenti rischiate che vi andate a rimuovere il colore sottostante al passaggio che andate a fare, perché se non è ben asciutto, andate a fare la pennellata e ve lo siete rimosso, per cui attenzione a far asciugare tutti i passaggi.
Allora, a questo punto, essendo la base asciutta, inizio a predisporre il fogliame, quindi mi andrò a prendere i tre colori che sono i tre verdi che sono in gamma tra di loro, vedete, un chiaro, un medio e uno scuro. Partirò dallo scuro per arrivare al chiaro, che sarà proprio, diciamo, la luce del disegno. E stessa cosa farò con i petali, quindi dal rosa più scuro al rosa più chiaro e poi con qualche punto luce di bianco. Quindi vado a mettere i colori nel piattino. Chiaro. Ok, allora adesso posso procedere a questa parte della decorazione con la spugnetta. Vedrete che anche in questo caso, come è successo per altre demo che abbiamo fatto, nel pennello, nella spugnetta, io l'andrò a lavare tra un passaggio di colore e l'altro, cioè di tono dello stesso colore, perché poi tra il verde e il rosa devo lavare per forza, però finché sono all'interno dello stesso tono non pulisco né la spugnetta né il pennello, ok? Quindi procedo con la sequenza che abbiamo detto, dallo scuro al chiaro, e vado a prendere il primo colore, che è il verde scuro, con la spugnetta. Non devo scaricare, anzi vado abbondantina e vado a spugnare la parte del viola che ho appena asciugato. Vedrete che l'inizio della lavorazione sembra un ammasso di colore sovrapposto l'uno all'altro, ha un suo perché. Piano piano prende forma. Ok, allora ho fatto questo primo passaggio, non deve essere paro, eh? Chiaro, perché non è che avrò un manto di foglie tutte pare messe così, no. Vado a prendere il secondo colore, che è l'intermedio, e faccio la stessa cosa, sovrapponendo, andando un po' qui, un po' lì. Ultimo, il chiaro, che mi finisce di dar luce in questo caso. Non ho asciugato perché mi debbono interagire i colori tra di loro. Torno indietro, quindi rivado sul chiaro, sull'intermedio, scusate, e posso andare con la spugnatura molto più casuale, finché non ottengo una gradazione di colore abbastanza realistico. Vedete che io sono anche sbordata qui, però, come dicevo prima, andiamo a poggiarci dei fiori, per cui avrò un movimento molto più leggero del disegno. Allora, più premo la spugna naturalmente, più scarico colore, per cui mi va bene per intensificare alcuni passaggi. Poi adesso ve lo giro, vedete questa macchia brutta, però abbiate fiducia che poi prende forma, ok? Allora, asciugo un pochino per poter intensificare un altro passaggio di verde scuro.
ultimo tocco di verde più scuro. Dopodiché passiamo all'inizio della decorazione con i fiori veri e propri. Ai 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 ai, preso del viola sulla spugna. Ok. Tolto. Preso un colpo. Ok, basta così per me. Asciughiamo. Ok, è asciutto in modo corretto e a questo punto vado ad iniziare con la decorazione vera e propria dei fiori, del glicine. Non so se girare il piatto o appoggiarlo qui per i colori perché non vorrei che si contaminassero. No, giriamo il piatto. Ok. E allora i nostri tre rosa, 1, 2 e 3, ecco qua, sempre come abbiamo già detto prima, dallo scuro al chiaro, quindi andrò con questo prugna che è il mio scuro, poi c'è l'intermedio che è il rosa scuro e infine il lilla. Allora, anche qui non andrò a togliere il colore dal pennello tra un tono e un altro. Aspettate che questo forse è un po', c'è un po' di tappo. È bello, ma questo colore, ma non vuole. Eccolo, ok. No, una bolla d'aria terribile. Ok. Allora, il chiaro. Ok. Allora, cominciamo a creare il fiore. Quindi i fiori li creerò con lingua di gatto, che, come diciamo prima, è un pennello piatto a punta rotonda e lo carico seguendone la forma, quindi è un piatto, quindi l'andrò a caricare girando leggermente nel colore di qua e di là. Basta, ok? Se ho troppo accumulo lo scarico leggermente nella Scottex e procedo. Come procedo? In questo modo, scusatelo, io ce l'ho dal dritto e ogni tanto ve lo giro il lavoro. Allora andrò a procedere, faremo anche dei fiori più aperti, quindi sarà un 5 petali, e alcuni invece ne faremo solamente una parte, due, tre petali, e questo dipende da come voglio orientare il fiore. Quindi diciamo che io il mio primo fiore lo faccio qua su e farò un tre petali. Allora, schiaccio inizio la pennellata e sollevo. Un pochino il risultato deve essere questo. Ho deciso che questo primo fiore mi deve guardare
verso il basso leggermente di qua, verso quella che è la mia sinistra, quindi la vostra destra. Riparto da qui, schiaccio e sollevo. Non lo vedete, però l'orientamento è quello, schiaccio e sollevo. Se, no, sembra il nulla. Ve l'ho detto che questa tecnica sembra strana all'inizio, ma vi prende forma mano a mano. E continuo, quindi un altro fiore lo vorrò mettere qui, su questa parte per non farla finire tronca. Schiaccio e sollevo, schiaccio e sollevo, schiaccio e sollevo. Questo è orientato di qua, ok? E proseguo qua per tutta la lunghezza. Allora, vado un altro pochino avanti, poi proseguo da sola e ci vediamo dopo. Schiaccio, sollevo, schiaccio e sollevo. Vedete che la forma del pennello vi aiuta e vi dà già la pennellata giusta. E così avanti per tutta la parte verde. Ci vediamo tra un po'. Allora, eccomi qua. Ho asciugato, ho finito la prima parte. Dice so bubba macchie che. Allora, quindi sono pronta a continuare con il secondo colore che è l'intermedio. L'ho già caricato sul pennello. Quindi da una parte e dall'altra e proseguo. Quando vado a sovrapporre i colori successivi, li devo sempre sfalsare, se no copro tutto quello che ho fatto prima. Quindi andrò a passarlo leggermente sfalsato per far intravedere il passaggio sotto. Quindi, allo stesso modo, qua. Quindi proseguo così. Ecco, piano piano vedete che prende un pochino più forma. Colore ne scarico un po'. E vado avanti su tutti i petali. Io mi rimetto in pausa, no? Vi rimetto in pausa, io no. Un attimo e ci vediamo tra poco. Ok, allora, asciugato anche il secondo passaggio, ho aggiunto qualche petalo, qualche fiore per intensificare un po' più il tralcio, dove c'era un po' troppo verde. E poi ho deciso anche, ma lo vediamo alla fine, di intensificare questo verde perché è troppo acceso. Ne mettiamo un quarto tono che sarà ancora più scuro, un po' qui, un po' lì, per renderlo un pochino meno finto. Però lo vediamo alla fine. Allora, andiamo con l'ultimo tono di rosa, che è il chiaro. Quindi lo carico. Tolgo un po' di eccesso e come abbiamo fatto fino adesso vado a sovrapporre senza coprire i passaggi precedenti, quindi un po' qua e un po' lì, stessa tecnica di pennellata.
posso ripassarci sopra per intensificare, se vedo che magari ho scaricato troppo il pennello. Vedete che prende adesso decisamente prende più forma, eh? Ritagliamo un po' ogni tanto perché altrimenti abbiamo solamente dei passaggi così. Giro il pennello quando devo fare i petali sotto perché la pennellata è dall'alto verso il basso, verso il centro del fiore e quindi giro il pennello, schiaccio e vado verso il centro sollevando. Questo ricordatevelo perché sennò vi si deforma. Ecco qua, quasi finito, eh? Questi sono sotto, per cui giro il pennello al contrario, schiaccio e alzo, schiaccio e alzo, schiaccio e alzo, schiaccio e alzo. Questo è il movimento. Che dite? Si capisce un po' che adesso inizia a prendere forma. Giro gli ultimi due qui in basso. Comincia a somigliare a un glicine. Asciugo. Ok, adesso pulisco un po' il pennello perché vado a dare i famosi punti luce con il bianco. Finita la sequenza dei tre rosa, vado con il bianco per dare ulteriore luce ai petali, ai fiori. Quindi metto un pochino. Prendo solamente sulla punta e scarico questa volta un pochino di più sullo Scottex perché è un punto luce, non è il colore pieno, eh? Quindi altrimenti rischio che mi prevale. Allora, pennellata così. Vedete come faccio? Lo proprio appena appena lo sfioro così. Giro il pennello perché c'è un po' di colore qua e proseguo in questo modo. Su tutti i petali, in certi punti di più, in certi punti di meno, dove mi rendo conto che magari in qualche punto serve più luce, in altri meno, e quindi devo gestire il bianco in questo modo.
Ok, così giro qua. Sempre sfalsato, eh? Quello vale sempre. Un po' di più. Proprio sono pennellate così casuali. Se voglio ripasso in qualche punto. Vedete che si illumina ancora di più tutta la decorazione. Ok, allora vedete, ve lo giro. Si vedono tutti i passaggi? Ok, quindi vedete che già ormai la composizione quasi ha preso quasi l'aspetto un po' meno a macchie, più reale. Quindi asciughiamo anche questa parte e ci vediamo tra poco. Allora, a parte i riflessi della luce che chiaramente sfalsano i vari passaggi di colore, vi ho risparmiato questa cosa, però vi dico, come avevo accennato ad un certo punto, che avrei scurito un pochino il fogliame perché mi dava troppo l'impressione del finto, per cui ho usato un color verde avocado. Con questo pennello, che è sempre a lingua di gatto, però è più uno sfumino, e sono andata a picchiettare un po' di colore in mezzo ai fiori. E per ritornare con qualche in superficie, diciamo con qualche punto luce, ho ripreso solamente sulla punta e solo accennato il verde sedano, che era il tono chiaro del tris dei verdi, e ho dato qua picchiettando, quindi neanche sfumando in questo modo, proprio picchiettando qui e lì sull'avocado, ho dato questi punti luce qui. Quindi adesso diciamo che il fogliame è un pochino più reale. Allora, asciugato tutto, fatto questo ulteriore passaggio, andiamo un pochino a giocare con i fili d'erba e con il liner, che è il pennellaccio, quello che mette tanta paura a tanti di voi. Allora, sempre decisamente sottile, anche se ci sono dei liner molto più sottili di questo è un 2 e ha quindi lo spessore giusto per questo tipo di lavoro, perché saranno appena appena ciuffettini d'erba che vado a fare con un color marrone noce, ma se volete anche un tono più scuro va bene. Prenderò il colore appena sulla punta, come avete visto in altri tutorial, lo vado solo a girare il pennello nella punta e me lo porto fuori in modo che mi si assottigli ancora di più, e vado a crearmi qualche ciuffettino d'erba in questo modo, con la punta proprio dei graffi, anche che scendono
in vari punti. Marchiamo un po' di più qua così. Ecco, lo so che non li vedete. Questi graffietti casuali. Io continuo un altro po' perché è un passaggio un po' noiosetto e ci vediamo tra un po'. Allora, so che si vedono pochino, però ci sono quei graffiettini che intravedete sul verde tra un fiore e l'altro, tra un petalo e l'altro, fatti con il liner numero 2 nel mio caso. Ma se lo avete anche più sottile, forse ancora meglio. E utilizzando un marrone, io ho un tono di marrone noce, però se ne avete a disposizione uno anche di un tono un pochino più scuro va benissimo. Allora, l'ultima proprio parte della decorazione è andare a creare i centrali nel fiore. E come li creo? Con un giallo caldo, che è questo qui, proprio giallo caldo il nome, però più o meno se lo trovate di un'altra marca il tono deve essere più o meno questo, eh. E vado a creare dei puntini di giallo caldo all'interno dei fiori. Allora, il puntino lo creo con la punta del manico del pennello. Ok? Allora, questa è una delle tecniche che si usano per fare i puntini. Se schiaccio di più, il puntino viene più intenso e più grande. Se schiaccio di meno, quindi appoggio appena la punta del manico del pennello, il puntino viene più piccino. Allora, vado a prendere il colore con il retro del pennello con la punta e inizio. Quindi ne avrò, a secondo come sono orientati i vostri petali, questo dovete vederlo voi, eh. Io ne avrò uno qui sicuramente, uno qua, qui sotto, il puntino possiamo tranquillamente dire che è proprio quello che dà la forma definitiva al fiore e anche sottolinea l'andamento, l'orientamento. Ancora qualche puntino e abbiamo finito. Eccolo qua. Allora, prendo
praticamente questa è la nostra decorazione terminata. Io l'asciugo adesso un attimino, la vedete? Vediamo un po' così. Si vede? Che non sono più macchie. Ok, allora io l'asciugo un pochino e torno subito, subito. Eccoci qua. Allora, il lavoro è finito, infiocchettato. E indovinate chi ha messo il fiocco? Ha detto: no, ma ci devi mettere un fiocco assolutamente. Lady Fiocco, Stefania. Però in effetti abbellisce. Questi sono dei bei fiocchettini che riprendono un po' i colori del disegno con questo lilla e un po' la naturalezza del legno con il fiocco più grande con questa rete. Abbiamo tolto la corda marinara, per cui c'è un nastrino sotto il raso per appenderlo, e questo è tutto. Quindi, come vedete, anche chi non ha fatto il corso canonico di Decorative può semplicemente, con pochi passaggi, ricreare il glicine, i fiori del glicine. È una tecnica un pochino lunga, ve lo dico perché poi l'avete visto, però è solo un giochino di pazienza, perché poi alla fine quando vedete che prende forma vi divertite, vi assicuro. All'inizio, quando ho fatto il corso, mi sono spaventata, ho detto: oddio, che sono tutte queste macchie! E invece poi piano piano i vari passaggi fanno prendere sempre più forma alla decorazione. Allora, spero che vi sia piaciuto, che vogliate provarci. Io vi do appuntamento a venerdì, penso di esserci io, sì. E niente, Stefania c'è domani, già sai che fai? Una bambolina. Ah, bambolina! Quindi appassionati di pupazzetti in pannolenci. No, No, no. no, no No pannolenci, no, no pannolenci. No, pannolenci, ho andiamo più sul sbagliato. fresco, dai. Ok, comunque bambolina, quindi amanti del genere, sotto dovete seguire il tutorial di Stefania di domani. Grazie, grazie per avermi seguito, ci vediamo quindi venerdì e io non so cosa farò al momento, per cui ci penso, ho 2 giorni per pensarci. E spero di portarvi qualcosa sempre di interessante. Il riassunto dei materiali lo vedete in descrizione sotto al video, per cui è veramente tutto e ci vediamo venerdì con me, domani con Stefano. Ciao, grazie.